Buonasera, benvenuti al TG4. Sono due gli argomenti importanti dei quali ci occuperemo. Uno è politico, quindi il risultato del ballottaggio, l'altro è purtroppo ci porta a Herat, dove c'è stato un agguato che ha coinvolto anche alcuni nostri militari della missione di pace. Quattro kamikaze sono fatti esplodere vicino alla caserma Fortino della missione italiana. Ci sono fra questi soldati italiani 5 feriti. Innanzitutto un abbraccio e un pensiero ai militari feriti in Afghanistan e alle loro famiglie, mi sembra un atto dovuto. Milano aveva bisogno del cambiamento. Your days with the man are over, Stephanie. It's my turn to be Mrs. Eric Forrester. There is nothing you can do about that. Voto di ballottaggio per il rinnovo di comuni e province, affluenza in calo del 6% più o meno rispetto al primo turno, molto attesa ovviamente, e ce ne occuperemo subito, le sfide, le cosiddette grandi sfide fra Letizia Moratti a Milano e Giuliano Pisapia. Ha vinto con largo margine Giuliano Pisapia, candidato del Partito Democratico. Mentre a Napoli ha vinto il candidato dell'Italia dei Valori Luigi De Magistris nei confronti di Lettieri, che era candidato del Popolo della Libertà. Di un rapporto di ritrovata fiducia fra gli elettori, i cittadini di Napoli e la classe politica nella sua completezza, e i fatti ci hanno dato ragione. Oggi consegniamo Luigi De Magistris come sindaco alla città e deve essere una città di tutti. Quanti anni avete? 53. Ok, ok. Ok, venga. Look in the camera. Look in the camera. No, guarda la camera. Ok? Ok? And this is gotta be. Hi. My name's Abel. Alright? My name is Abel. I'm 55 years old. Okay? And I'm here to do a movie about the prison. Okay? Esatto. What are you doing about the prison? Senza aspettare la domanda. So. Listen up. What's important to me in the beginning, okay, is to just start talking about, you know, the real true story. I know that's not easy, but from the beginning, I think if we could just take, for me, is how everyone ended up here, including me. La città di Napoli ha normalmente cittadini non di altissimo livello di scolarizzazione, ma di altissima intelligenza. E il problema è proprio come spendere questa energia e questa intelligenza. Questa è una città nella quale... Un'altra cosa importante, prima di far parlare Silvio Berlusconi. Ho appena parlato con l'avvocato Pisapia, con Giuliano Pisapia, per fargli le mie congratulazioni, i miei auguri di buon lavoro. L'ho fatto con un augurio sincero, per rispetto nei confronti degli elettori e per rispetto nei confronti delle istituzioni, che vengono prima di ogni differenza culturale.
anche guarire dalla malattia. Prodi, siamo in casa tua, Roma. Prodi. Sono contento di dirlo al fianco di Romano Pro. Una parola fatemela dire per il nostro Partito Democratico. Ve l'ho sempre detto, Il partito è uno strumento, il soggetto è l'Italia. Toccherà a noi, prima che di ogni altro, di prenderci questa responsabilità, questa disciplina, questo orizzonte comune. Abbiamo visto che si può vincere, non è vero che si può solo perdere. Qual è il messaggio di questa giornata? Bisogna essere bravi di essere degni del cambiamento. Si ricordi che loro hanno perduto perché non hanno capito come va il mondo, ma è difficile capire come va il mondo, quindi bisogna essere molto attenti, molto seri, uniti, dove nei pochi posti in cui abbiamo perso perché eravamo divisi, quindi grande apertura mentale e grande unità, e allora il paese può cambiare. Dovrebbe dimettersi Berlusconi. Ecco, allora, se vedete da lontano c'è quel fuoristrada di cui vi parlavamo ed è proprio quello a bordo del quale c'è Michele Misseri, quindi lo attendiamo qui all'uscita, non so se lo vedete a distanza. Ecco, direttore. Lasciamo l'audio di fondo, vedete, così sentiamo anche i commenti della gente. Almeno dovremmo fornirvi queste immagini. Certo. Certo. Lo vedete? Attenzione. Ecco. Vabbè, si sapeva però. Vabbè, diciamo che Michele Misseri è uscito dal carcere, abbiamo visto questa macchina con i vetri neri. Ti crediamo sulla parola, Monica, se ti chiediamo, se ci rispondi che lì dentro c'era Michele. Penso che le immagini siano eloquenti. Le immagini ci consegnavano un nero assoluto. L'ha visto, tra l'altro stanno correndo tutti, sicuramente ad Avetrana. Un fuoristrada oscurato, però abbiamo cercato di avvicinarci, due o tre di noi, quanto più possibile, e sicuramente c'era Michele. Michele Misseri seduto dietro quest'auto. Michele Misseri è uscito, è un uomo libero, ora resterà da capire dove andrà, naturalmente vi terremo informati anche su questo.